elettorale che ci vede chiamati il 6 e 7 maggio ad eleggere il nuovo Consiglio Comunale e soprattutto ad eleggere il nuovo sindaco. Si tratta di un momento importantissimo che coinvolge tutti in prima persona. Tutti abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere, di partecipare alla vita pubblica della nostra comunità. In questo particolare momento di crisi globale che investe anche la nostra piccola realtà, parlare di politica, di partecipazione e di strategie di sviluppo sembra alquanto fuori luogo, inusuale. Ed ecco che prendono piede l'antipolitica e, peggio ancora, l'astensionismo. Si tratta di due parole che in questi giorni sto riscontrando, ahimè, molto spesso. Ma io in questo senso stasera mi sento di rassicurarvi, perché non è possibile che possa prendere piede l'antipolitica laddove in un comune di quasi 18.000 abitanti ci siano più di 300 candidati al Consiglio Comunale e quasi 5 candidati a sindaco, giusto, non sbaglio. Questo è un segnale positivissimo, per cui dobbiamo rallegrarci per questa cosa, purché ci siano però delle condizioni. Molti sono i giovani che sono scesi in campo e l'augurio che faccio a questi giovani, in primis a me stessa, ai giovani che condividono con me in questa coalizione questa battaglia, a quelli che soprattutto fanno parte di un'altra coalizione, auguro che questa esperienza venga fatta nella piena consapevolezza e con forte senso di responsabilità, perché è importante che noi dobbiamo realizzare quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri scopi e non gli obiettivi e gli scopi degli altri. Non vogliamo essere strumento o manichini nelle mani di altri, anche perché le strategie mirate al mero accaparramento del voto sono sterili e non portano a niente. Mi permetto di parlare così, con un tono anche abbastanza arrabbiato, alla luce di un episodio accaduto pochi giorni fa su questo corso, alla presenza anche di numerosi cittadini, un episodio che mi ha visto protagonista di un dialogo, che meglio però posso definire monologo, perché mi è stato impossibile dire la mia. Bene, questo dialogo l'ho avuto con un candidato sindaco avversario, che invece di confrontarsi e di chiedermi quali potevano essere le mie idee, i miei progetti in vista della campagna elettorale, ha pensato bene di denominarmi come una ragazzina che deve rimanere con i piedi per terra. Vi racconto questa cosa perché se questo è il rinnovamento e il cambiamento tanto agognato, io, ma penso anche voi, non ci stiamo assolutamente. Il cambiamento e il rinnovamento non si può avere partendo dall'impossibilità di esprimere il proprio pensiero, assolutamente no. Da questa parte penso che cambiamento e rinnovamento ci sia stato. Questa sera io rappresento la lista dell'UDC, ma vicino a me avete visto autorevoli esponenti di liste civiche, ma abbiamo anche la lista del PDL. Questa coalizione appoggia la candidatura a sindaco di Mimmo Lione, persona di poche parole rispetto ad altri, devo dire, ma una persona dotata di grande serietà, concretezza e senso di responsabilità. A Mimmo mi sento di dire grazie per avermi coinvolto in questi anni nella sua attività di assessore prima e di sindaco poi, dandomi serie possibilità di capire cosa significa amministrare e regalandomi così serie possibilità di crescita e quindi non buttandomi fumo negli occhi. Attorno alla figura di Mimmo Lione si è creata una vera e propria cintura istituzionale che vede la Regione Calabria, ente da cui provengono la maggior parte dei finanziamenti, dalla nostra parte. Tutto ciò attraverso la presenza dell'onorevole Gianluca Gallo, ma anche di buona parte della maggioranza consiliare, che ha dimostrato la sua vicinanza con la presenza sì di onorevoli, di assessori, ma dello stesso governatore della Regione Calabria all'apertura della nostra campagna elettorale. E a proposito dell'onorevole Gallo, a proposito della sua elezione in seno al Consiglio regionale, voglio dire che soprattutto per chi come me è un consigliere uscente, sin da subito è stata accolta da noi
questa cosa come un'opportunità di crescita ed è stata un qualcosa di fortemente positivo. Chi come me sedeva tra i banchi del Consiglio Comunale è stato ben predisposto a sacrificare il proprio seggio in nome dell'interesse della nostra comunità e dell'intero territorio, a dispetto di chi ci accusa di sedere tra le sedie del potere. Noi abbiamo messo in discussione la nostra elezione plebiscitaria per avere la possibilità di dare sempre maggiori risposte. Ed è proprio alla luce di queste possibilità e di queste condizioni che questa coalizione ha, e non altre coalizioni, vi chiedo il 6 e 7 maggio di andare a votare e di esprimere un voto utile, di votare persone che possono essere rappresentative e soprattutto di votare per questo sindaco, per Mimmo Lione. Tanto è stato fatto e molto ci resta ancora da fare ed è per questo che vi chiediamo con forza di sostenerci. Noi non facciamo enunciazioni di splendide intenzioni che possono essere racchiuse in libri dei sogni, anche perché ciò che vogliamo realizzare diciamo come lo vogliamo realizzare. Non vogliamo assolutamente creare illusione e disillusione, perché i rapporti tra le persone, soprattutto tra la gente per bene, devono essere sempre salvaguardati. A Lauropoli molti sono stati gli interventi. Si è partiti naturalmente dalla chiusura del dissesto. Abbiamo avuto l'apertura della scuola dell'infanzia con l'unico mutuo contratto da questa amministrazione di 350.000 euro, che vede una rata mutuo di 24.000 euro, solo di 4.000 superiori rispetto al canone di locazione che veniva precedentemente pagato. È stata realizzata la palestra nella scuola media Giuseppe Troccoli e la stessa scuola media è stata successivamente anche oggetto di un ulteriore finanziamento per la sua messa in sicurezza. C'è stata la riqualificazione e la sistemazione di Piazza Capolanza, la creazione di spazi verdi, di aree gioco, la raccolta delle acque bianche in via Sibari, la risistemazione di area parcheggio in via Maroncelli, l'apertura in ultimo della nuova delegazione municipale. Sono tantissime le cose che potrei continuare a dire, così come sono tante quelle che verranno fatte e che i progetti che partiranno in questi giorni proverranno dal surplus dei 600.000 euro proveniente a loro volta dall'intervento della chiusura del dissesto. Per quanto mi riguarda, mi ricandido perché voglio continuare ad essere punto di riferimento della mia comunità, mettendo a disposizione le mie capacità, le mie competenze, le mie conoscenze. Ma soprattutto mi ricandido per fare di questi propositi non un progetto dei prossimi mesi, ma un progetto di vita. Vita che sto costruendo e voglio continuare a costruire qui, dove c'è la mia famiglia, i miei affetti e le mie radici. Tre sono i miei obiettivi principali: l'attenzione verso i conti, il bilancio, la trasparenza e la legalità dell'agire e la programmazione dello sviluppo. Vi chiedo di dare fiducia e di investire sulle capacità dei giovani che hanno voglia di imparare e di migliorare. Ma soprattutto chiedo a tutti di collaborare per la costruzione di una Cassano migliore, che guardi con fiducia verso il futuro e che quindi non può permettersi di proiettare il proprio sguardo indietro, ma piuttosto in avanti. Grazie.